Ecco, se con il contributo delle slide Sì. cerchiamo in parole semplici per quanto possibile di spiegare questi fenomeni che non sono equiparabili a dei terremoti, a degli eventi così imprevisti, a un attacco alieno, ma sono degli eventi che sono anche piuttosto ripetitivi nella storia climatica del nostro paese, di Genova e della Liguria stessa. Quindi, Cosa sono questi temporali che sono stati chiamati in vari modi, la maniera più volgare bombe d'acqua o un gergo diciamo più interno, ligure, temporali autorigeneranti? La storia parte un po' da lontano, ecco. Notiamo innanzitutto che cosa? Che il global warming o riscaldamento globale è una realtà, ecco, poi ci sono varie sfumature, c'è cioè chi dice che comunque questo porterà addirittura a un raffreddamento successivo, che c'è cioè chi sostiene che la temperatura invece seguiterà ad aumentare, ma questo a noi non interessa al momento. Quello che stiamo riscontrando nei vari eventi, perché attenzione, bisogna comunicare un dato inquietante abbastanza, che questo è il quinto anno consecutivo nel quale si verifica un evento alluvionale di portata abbastanza straordinaria sul comprensorio genovese, comunque sul settore centrale della Liguria. Siamo partiti nel 2010 con Sestri Ponente, poi anche Varazze, abbiamo avuto nel 2011 delle alluvioni devastanti che hanno coinvolto il Cinque Terre della Val di Vara e di nuovo Genova con la Val Fareggiano in primis. Nel 2012 c'è stata un'alluvione minore, ma c'è comunque stata sul Sestri Levante. Nel 2012 è toccato a Carasco ed eccoci arrivati. Nel 2013 è toccato a Carasco ed eccoci arrivati a quest'anno con di nuovo la Val Bisagno coinvolta. Il fatto abbastanza inquietante ed allarmante, a mio avviso, è la consecutività, insomma, di questi eventi, cioè non ci sono state pause, non ci sono stati intervalli. Cioè, in passato Genova e la provincia di Genova ha già avuto delle alluvioni rovinose, ma sono sempre state intervallate comunque da periodi, da cicli non alluvionali, da cicli magari nei quali si verificavano delle precipitazioni intense, ma non portavano mai a un evento di grande portata. Qui invece siamo arrivati, ripeto, dal 2010 al 2014 ad avere consecutivamente questi eventi. Quindi questo ci deve tra virgolette, gettare un po' in allarme perché comunque qualcosa sta accadendo nel Mediterraneo. Quello che noi abbiamo notato, al di là poi dell'estate, perché ne vediamo per esempio da un'estate non drammaticamente calda, anche qualcuno osserverà giustamente, soprattutto qui in Liguria da noi, che le giornate sono state spesso nuvolose o piovose, però quello invece che crea il terreno fertile per questi eventi intensi è la perduranza di un certo tipo di alta pressione chiamata africana, subtropicale, poi i vari mass media insomma si sono sbizzarriti nel coniare vari termini, che anche quest'anno e anche soprattutto nel mese di settembre ha fornito l'energia e il calore per l'innesco di questi fenomeni.